un americano che amava la vita all'aria aperta. John Alan Chau documentava spesso le sue avventure su Instagram, ma queste foto sarebbero state le sue ultime. Le autorità dicono che il 26enne è stato ucciso. Stava cercando di contattare una tribù isolata da secoli. Questa è l'isola di North Sentinel, uno dei luoghi più misteriosi della Terra. Da 60.000 anni ospita la tribù più isolata del mondo. North Sentinel è una delle isole Andamane, appartenenti all'India, ed è severamente vietato visitarla. Tuttavia, nel 2018, un americano pagò un pescatore locale per portarlo lì illegalmente. I due navigarono di notte per evitare le navi militari che pattugliavano le coste di uno dei luoghi più inesplorati del pianeta. Se fossero stati scoperti, avrebbero rischiato la galera. John Alan Chau si era preparato per anni a questo viaggio, studiando meticolosamente i pochi resoconti esistenti sulla tribù che abita quest'isola, un popolo noto come i Sentinellesi. Nessuno conosce la loro lingua, la loro origine o il loro vero nome. Ma una cosa è certa: sono feroci e ostili agli estranei. Sono noti per aver attaccato e ucciso coloro che si sono avvicinati all'isola. Ma nonostante questo, John era ossessionato e avrebbe fatto di tutto per entrare in contatto con la tribù. Con una manovra audace, John e il pescatore elusero la pattuglia militare e si avvicinarono alla costa, prima che John proseguisse da solo in kayak. Quando sbarcò sull'isola, fu accolto con ostilità. Nonostante i suoi tentativi di offrire doni agli abitanti del luogo e di imitare la loro lingua, la situazione degenerò al punto che gli lanciarono delle frecce. Tuttavia, non si lasciò intimorire. Tornò alla sua barca, pensando di fare un altro tentativo il giorno dopo, nonostante sapesse che poteva essere molto pericoloso. E purtroppo, così fu. Le autorità dicono che il 26enne è stato ucciso, forse da arco e frecce, in quella che la polizia ha descritto come un'avventura in un'area strettamente riservata. Come ha trascorso le sue ultime ore questo ragazzo? Perché era così ossessionato da questa tribù? E qual è stato l'errore che gli è costato la vita? North Sentinel ha una superficie di appena 72 km quadrati, poco meno dell'isola di Pantelleria. Le sue dimensioni ridotte la resero poco attraente per i colonizzatori europei, a differenza del resto delle isole Andamane. Nel XIX secolo, le autorità coloniali britanniche in India stabilirono una colonia penale a Great Andaman, a pochi chilometri da North Sentinel. Gli indigeni iniziarono subito a morire a causa di malattie a cui non erano immuni. Fortunatamente, gli abitanti di North Sentinel sopravvissero. Di loro si sa molto poco, ma a causa della pelle scura e delle dimensioni ridotte, è possibile che siano arrivati sull'isola durante le prime migrazioni africane, circa 60.000 anni fa, e che, a causa dell'isolamento, continuino a vivere in condizioni molto primitive. Si pensa che sopravvivano cacciando cinghiali e pescando con l'arco, ma alcune testimonianze li hanno accusati di cannibalismo. Nel XIII secolo, il famoso esploratore veneziano Marco Polo li descrisse come un popolo violento e crudele che mangiava chiunque catturasse. Ora, anche se il cannibalismo non è mai stato accertato, non sono estranei alle uccisioni. Nel 2006, due pescatori sospettati di bracconaggio nelle acque protette che circondano North Sentinel finirono alla deriva sull'isola. Un altro pescatore fu testimone di come i sentinellesi li uccisero con asce primitive e li seppellirono sulla spiaggia. Tutti i tentativi di recuperare i corpi sono stati accolti con violenza dalla tribù. I pescatori sono ancora sepolti lì. L'isola è protetta dalla legge sulle tribù aborigene del 1956. La legge vieta a chiunque di sbarcare sull'isola o di avvicinarsi a meno di 10 km da essa. Questo protegge i sentinellesi dalle malattie moderne. Inoltre, impedisce ai potenziali visitatori di essere uccisi. Pur conoscendo la legge, John pianificò il suo viaggio per quasi un decennio.
un viaggio che sperava sarebbe culminato con la traduzione della Bibbia in lingua sentinellese. Infatti John era un devoto missionario cristiano, impegnato a portare la parola di Gesù a tutti coloro che non ne avevano sentito parlare. Ma perché era così ossessionato dai sentinellesi? Secondo un'inchiesta del New York Times, al liceo era venuto a conoscenza della loro esistenza leggendo il Joshua Project, un sito web di missionari in cui i sentinellesi erano presentati come il popolo più irraggiungibile del pianeta. Un'ottima sfida per un giovane missionario entusiasta. Ha iniziato a prepararsi per il viaggio, ricevendo una formazione medica, esercitandosi con lunghe escursioni e 4 viaggi nelle isole Andamane, iniziati 3 anni prima della spedizione finale. Alla fine, il 14 novembre 2018, pagò un pescatore locale per farsi portare di nascosto sull'isola. Arrivarono il giorno dopo, ma non riuscì ad avvicinarsi. Fu costretto a tornare indietro a causa di frecce e urla. Credo che la lezione da trarre sia che se una tribù isolata, quasi incontattata, ti tira delle frecce, forse è meglio lasciarla in pace. Ma John tornò il giorno dopo. Prima di scendere dalla barca il giorno dopo, scrisse una nota ai suoi genitori nel suo diario. Dopo la violenta accoglienza ricevuta, sapeva che avrebbe potuto essere ucciso, ma chiese loro di non arrabbiarsi con i sentinellesi. Nel suo diario non c'è alcun resoconto della sua esperienza del 16 novembre, ma... La notte del 17 novembre, quando il pescatore tornò a controllare, vide i sentinellesi che trascinavano il cadavere di John sulla spiaggia. In seguito alla morte di John, il pescatore è stato imprigionato e le autorità hanno dovuto valutare se accusare la tribù di omicidio. Finora nessuno è stato accusato e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Spinto dalla sua fede, John Allen Chau ha infranto le leggi locali, ha ignorato il desiderio dei sentinellesi di non avere contatti e ha coinvolto altre persone nel suo viaggio illegale. Purtroppo, ha anche messo a rischio la tribù, che non ha l'immunità alle malattie moderne che portiamo con noi. North Sentinel Island è uno dei luoghi più misteriosi del mondo, ma non è l'unica isola pericolosa da evitare. Immaginate di arrivare su quest'isola dopo esservi persi in mare, scoprendo solo poi che è abitata da migliaia di serpenti. Avreste più possibilità di sopravvivere tornando in mare aperto? Scopritelo qui, su Come sopravvivere.